Siamo a Zeffirin, dove ogni anno si svolgono gare a livello mondiale di figure in cielo, con protagonisti di grande esperienza e bravura. Qui in Florida è nata la nuova scuola di free fall, caduta libera, che usa un metodo di insegnamento del paracadutismo che in Italia è praticato solo presso l'aeroporto di Casale Monferrato. Gli istruttori a cui ci siamo rivolti per sperimentare il salto nel vuoto da 3500 metri sono Roberto Mirzan, Maurizio Calise, Franco Proverbio e Antonio Giuliani, campioni italiani di volo relativo, che qui vediamo in azione in una splendida danza aerea. Questo speciale corso di paracadutismo ha la caratteristica di svolgersi principalmente in cielo, guidati nella caduta libera da due istruttori che tengono l'allievo per i fianchi. Ambrogio Fogar e la redazione di Jonathan hanno così deciso di frequentare questo corso per realizzare il primo documento sulla scuola in cielo. Maurizio Calise, uno degli istruttori, ci accoglie al campo e ci illustra la prima parte del corso. Allora Ambrogio, nel primo lancio noi entriamo nel modo disorientante della caduta libera e per prima cosa ti daremo dei riferimenti, il terreno e l'altimetro. Successivamente vogliamo accertarci che tu abbia la coscienza della quota, per questo dovrai comunicarci la quota che leggerai sull'altimetro. Subito dopo passeremo alla simulazione del movimento di apertura, nel quale ti correggeremo la posizione in maniera da darti la sicurezza di effettuare il movimento correttamente quando riceverai il comando. Ancora finito questo esercizio ci sarà un controllo della quota, dopodiché riceverai il comando di apertura. Al mattino si inizia con le lezioni teoriche di condizionamento, un training teso a coinvolgere l'allievo nell'atmosfera del lancio e a garantire una perfetta memorizzazione delle manovre da svolgere in volo. Si fa la conoscenza con il paracadute e con uno strumento di grande sicurezza, la valvola barometrica, che in caso di emergenza aziona automaticamente l'apertura del paracadute stesso a 700 metri. Su un simulatore viene poi provata la manovra d'apertura del paracadute d'emergenza. Infine, un esercizio per correggere la posizione dei tiranti in caso di apertura difettosa. Anche l'uscita dall'aereo viene mimata a terra e l'allievo ripete i comandi di lancio che dovrà poi dare in cielo. Ok, ok, ok. Ready? Set, go! Si passa poi alla vestizione. Indossato il paracadute, vengono effettuati gli ultimi controlli, il più importante dei quali è quello del meccanismo d'apertura. Operazione eseguita personalmente dagli istruttori. Si prova anche la radio che terrà in contatto l'allievo con l'istruttore a terra. Prova, prova. 1, 2, 3, prova, prova. Ok. Dopo solo mezza giornata, il corso si trasferisce in cielo. Ambrogio sale a bordo del Pilatus, un potente monomotore che porterà i paracadutisti istruttori e l'allievo in quota. Quando le ruote dell'aereo si staccano da terra, inizia la fase di concentrazione e recupero delle nozioni apprese a terra. Ambrogio deve ora ripetere lentamente tutte le fasi tecniche precedenti e seguenti il lancio. Se un allievo sbaglia o omette qualcosa, gli istruttori non permettono il fatidico salto nel vuoto e si ritorna così sulla pista di atterraggio. Mi ripeti tutto il lancio
da quando sei in ginocchio? Sono in ginocchio con le spalle verso la porta che è già aperta. Ho le mani attaccate a due alloggiamenti predisposti sulla carlinga. Al via del mio capolancio Mirzan, striscio con le mani sul soffitto della carlinga fino a cercare un lembo a cui mi abbraccio. Esco sul predellino. Guardo prima il mio assistente di sinistra e grido ok, aspetto che lui mi confermi che ha sentito. Mi giro verso Mirzan e ripeto ok, aspetto la sua conferma. Abbiamo poi da fare tre movimenti in assoluta sincronia. Ready, la gamba va indietro, set, la gamba si alza verso l'avanti e al mio go ci stacchiamo. Ora Roberto Mirzan, per molti anni campione italiano e con alle spalle circa 4.500 lanci, controlla la posizione dell'aereo rispetto al campo d'atterraggio. Fra pochi attimi inizierà il conto alla rovescia, prima dell'atteso passo nel vuoto. Stabilizzati in aria, il gruppo comincia gli esercizi previsti. Ambrogio controlla sul proprio altimetro la quota e la comunica con un gesto ai due istruttori. Poi, per tre volte simula l'apertura del paracadute, che avverrà a 1200 metri, dopo oltre 2 km di caduta libera. Dopo una seconda lettura a 2000 metri, inizia la fase cosiddetta del tempo libero, in cui Ambrogio ha tutto il tempo per familiarizzare con questa nuova dimensione. Dopo la paura iniziale, subentra una gioia e un piacere indescrivibili. A 1500 metri, con ampi gesti, gli istruttori avvisano l'allievo che è giunto il momento di aprire il paracadute e Ambrogio esegue questa delicata operazione. A questo punto, tutta la fase di discesa o paracadute viene pilotata a terra via radio da Franco Proverbio. Ok Ambrogio, la vela è perfettamente aperta, batti pure i talloni. Ok, mi senti, la radio va perfettamente bene. Incominciamo subito con mezzo giro a destra. Prendi il comando di destra, tiralo verso il basso ancora di più, bravo, bravo, perfetto, continua il giro così, bravo, continua ancora un po', perfetto, vai avanti diritto un po' tenendo questa prua, bravo, ok, sei posizionato perfettamente, quindi cominceremo subito con una prova di frenata. Quindi... Vai a destra decisamente, bravo, continua così diritto, lascialo andare, bravo, frena, 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 perfetto. A terra, Maurizio Calise e Roberto Mirzan, i due istruttori, si ritrovano con Ambrogio per festeggiare il riuscito battesimo dell'aria.